Salve, questo è il cammino di San Benedetto. Superare l'onesto perché sto veramente in ritardo, diciamo. La bella notizia è che ci sarà bel tempo tutto un po' di giorni, alta pressione, e quindi let's go. Incredibile, sto accarezzando mano e mano. Va bene così? Facciamo la foto qua. Buongiorno. Siamo diventati amici. Ah, ecco, è lui che abbaia sempre. Ma tanto io la mattina non faccio mai colazione, quindi. Dai, ancora voi! Guarda che zampa! Buongiorno! Ecco, buongiorno, che belli che sono! Che fanno? Mangiano? Posso vedere le mucche per caso? Se è possibile? Devi fare colazione? Sì, fai colazione, aspetti che te fa vedere. Dai, vieni a fare colazione, No. Dai, vengo giusto un attimo così, ma... E devi fare colazione la mattina se mangia perché... Che sennò poi non sei come se cammina. Dai, che bel posto. No, per... Io, siccome ho tutta una cosa un po'... Ecco, che ti mangi? Uva per esempio non sarebbe male. Ah, sei vegetariano? quindi... E latte no? Il caffè nemmeno? Niente, c'è un po'... Caffè però, no? Nemmeno. Basta, troppo. Ah, ecco, qui per esempio c'è l'orto. Nini. Queste qua no, si mangiano? Sì, sono zeruoli, sono piccole mele, ci sono marmellate. Cioè io queste qua le trovi, li vedo per strada, pensavo che non si potevano... Sì, ma si mangiano anche così appena presi sì, va fatto qualcosa? Sì. Sono piccoli, c'è niente da mangiare, però si mangiano. Ecco, non lo segnavo questa cosa perché ne vedevo tanto in giro. E si chiamano azzeruoli. Azzeruoli questi. C'è un'altra che è molto più rara. Che è sempre rossa però un po' più allungata. Quello è il grugnale. È corniolo. Corniolo, sì. Pure quella si mangia. Però infatti... te la devi mangiare che è matura, sennò la tallappa. Quindi il momento che sta proprio prendendo tutte le parole, le cose. Il suono delle parole. Tipo, tu come ti chiami? Io sono Daria, tu? Marcello, come si dice? Uguale, tanto. Che spettacolo! Che bello! Nonna. Vai, c'ho la mano fredda, speriamo mi fa. No. Mazza, quanti sono in totale? Di cavalli? 9 cavalli. Lì ci sono mucche e altre cose. La capra, che non ho mai visto da così vicino. Che spettacolo! Così escono le uova buone, no? Proprio con materiale proprio. Loro fanno tipo latte
così biologico? No, no, non fanno latte, sono legnanine, quindi sono da carne. Quindi la carne viene venduta come carne di qualità, diciamo, biologica? Sì, sì, sì. Sì, siamo anche un'azienda biologica. Questo è un altro cane? Sì, loro non lasciano fare, ci dormono pure. Ah, stanno sapendo? Sì, escono, entrano, fanno come vi va. Bada! Fabio, saluta. Mi sente un po' così l'odore, basta. No, avverte, no? Dice, vabbè, ci stanno le pecore qua, però non ti dice niente. Quindi quando li vedi che stanno vicino alle pecore, è meglio che non ti avvicini, No, è meglio di no, loro ti avvertono tanto. Ti dicono, puoi arrivare fino a qui. Ah, ok. Tutti i miei sono buoni, non ti dicono perché niente. Perché mi è successo mentre facevo il cammino. Che ho incontrato dei pastori. Però quando ti abbaiano, tu arrivi fino a dove abbaiano. Cioè, non ti avvicinare, se no è segno di sfida. Loro ti avvertono e dicono, guarda, non venire qua che ho le pecore. Se ti avvicini ti posso morbere. È raro che morbi un cane. Quindi a quel punto io, siccome c'avevo la strada che andava verso le pecore, a quel punto io dovevo tipo cercare. Oppure passi dritto sicuro, però... Con i cani da pecore devi stare sempre attento. Con gli animali selvatici non ti preoccupare, che gli animali selvatici hanno paura dell'uomo. Ma il cane, siccome è abituato all'uomo, non si sa bene la reazione. Mi sono venuto un po' di corsa così. E poi alla fine si sono fermati a un metro. A un metro? Certo. Per fortuna, perché io sono rimasto con i bastoni così, tremando dentro proprio. Hai visto quante ce ne sono qua? Guarda. Lì adesso. Devo alzare l'ISO che qui è un po' buio, se no non vedo. Mamma mia, che roba! Questi vogliono stare al calduccio? Sì, no, perché questa qua è il loro ricovero. Poi oggi dobbiamo fargli un trattamento, quindi rimarranno dentro tutto il giorno. Bene, il veterinario, fargli il vermifugo. Vermifida. C'è una cosa interna o esterna? Per bocca. Quindi una cosa, diciamo, interna? Sì, sì, perché il periodo autunnale si riempiono tutto il periodo estivo, pascolano. Questi latte, sia carne che... no? Sì, 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 questo sia le capre e il latte, me l'abbiamo dato un bidello, che è questo qua, che è salvo. Adesso non si muovono più perché sono andati in calore. Lui è salvo, non c'ha la mamma, gli abbiamo dato il latte di capra questa primavera. Quindi se è possibile, quindi. Ah, beh, come fa l'uomo con il latte? Sì, che poi il latte di capra è quello più simile all'umani. Ah sì? Sì, quindi gli è intollerante al latte, gli puoi dare quello di capra o quello di asina. Io da un bel po' di tempo fa ho deciso di diventare vegetariano. Ah. Poi alla fine... però vegetariano quando vivono in questo ambiente, gli animali vegetariani. Esattamente, io infatti dopo un po' che così studio, L'importante, cioè non è l'importante proprio se sei vegetariano o meno, ma la qualità di quello che mangi. Esatto. Cioè se mangi schifezze del supermercato. No. È quello che fa i danni, diciamo. Ma anche perché le verdure gli vengono date un sacco di... non a livello nostro, noi siamo cultura biologica, quindi le dame va a finire nell'orto, nei campi. E l'agricoltura adesso, non so se ci hai fatto caso, non nasce neanche un filo di erba infestante. Quelli sono tutti atti anticristofranici. Invece l'orto biologico ci sono le erbe infestanti. Stavo dei pulcini. Ormai siamo diventati amici. Come si chiama lui? Boccio. Ah, Boccio. E andiamo su. È partito tutto duro però. Guarda quanto è grosso. Mamma mia, che roba. Si può accarezzare? Vai. Piano piano. Sopra al dorso. Mi sono ricordato tipo una spazzola. E quindi tipo vi fate prestare un maschio quando serve? No, non serve, adesso facciamo inseminazione artificiale. Ah. È facile con un maiale, non è difficile, anche perché adesso so perché si chiamano troie le femmine che vanno in cerca di maschio. Perché viene proprio dalla maiala, la maiala gli va bene qualsiasi cosa quando va in calore, va dietro al cavallo, dietro all'uomo, dietro ai cani. Alza complimenti veramente. A parte è proprio anche il posto che è bellissimo, isolato. Ci vediamo. Ok, grazie. Grazie veramente.
è un grande questo che ha fatto il percorso. Penso, se tu, che ti porta in dei posti che chi l'avrebbe mai. No, questi mai... tutti i paesi che incontri, a parte Rieti. Però Rieti, se ti fermi a Rieti, vai da Rita. Rita ti fa vedere tutta la Rieti sotterranea, che è la parte più bella di Rieti. Beh, accompagniamo un Marcello un pezzetto, dai. Prego, prego. Accompagniamo un Marcello. Tata! Ecco, queste belle qui le conosci, queste sono le ranette. Ranette. Ma posso prendere uno giusto così per ricordo? Prendila. Prendi una più grande che è quella più matura, quella più gialla. Faccio qua. Qua, no, ecco. Marcello. Grazie, grazie mille veramente per alla tutto. Prossima. Ciao Dare. Ciao. Ciao. Anzi, la lavo un po' qua. La mela la mangio subito. Ho lasciato i bastoni là. Ecco, ha buone gambe. I bastoni. C'era un signore lì a Rocca Porena, mi ha detto: senti, ma butta. Compravelo un bastone. Sì, ma butta questa sopra la legna. Senti, non ce provai, ho detto a farla male di questi bastoni che mi hanno salvato la vita, veramente. Ciao Daria! Ecco, ne ho preso un'altra. Ciao! Ecco, stavolta mi ha salutato col sorriso. Questa è una discesa, si potrebbe sfruttare meglio correndo. Quella campana lì è come se fosse tipo l'iPhone per lo schiavo, no? Così stai sempre dove si trova. Geopositioning, no? Qui abbiamo Franco, appena tornato dal lavoro, mette a mangiare qualcosa. Qui c'è Pina. You should eat sheep, eat. Ecco, vediamo un altro esemplare con... Poi scappa uno, scappano tutte, eh? Uomo, esattamente. Abbiamo un'altra con il geo tracking device. Padrone sa sempre dove si trova la pecora. La pecora ovviamente vivono sempre a recitare, un po' come noi, esattamente. Può sfuggire una pecora? No. Ecco. No, no, non stavo parlando di lei. Lei ovviamente si vede dallo sguardo che è una persona molto... è programmata per muoversi come una foglia. Sta in mezzo alla strada. I miei pantaloni sono verdi e penso in un albero. Facciamo anche la pubblicità delle scarpe. Ricordiamo, scarpe non da trekking, no? Assolutamente. Invasione di insetti. Prego, faccio un comodo. Trovare il posto ideale dove passare il resto della sua vita. Sono buono. What's your name? Come to mommy. Comincio ad avere qualche dubbio. Non mi sembra proprio un ramo questo.
Questo non è un fotomontaggio, questo è tutto davvero. Vediamo. Magari adesso parte il veleno, tipo. Da quella pancia di noi c'è una puntura di quelle proprio fatali. Ah. Invece è ideale per quello che deve fare, sopravvivere in mezzo agli uccelli e gli altri lucertole, cose, serpenti, cose che ti potrebbe far male a te. I don't know, what are your enemies? Now what? Ancora non ti viene il dubbio? Run away! Allora, in questo momento io ho la telecamera puntata così alle mie gambe, no? Quindi se qualcuno sta guardando questa scena è veramente... sta chiamando la polizia, tipo. C'è un pazzo. E adesso pian piano si sta avvicinando a una zona. Ecco, siccome sta passando la macchina, adesso dovrei tipo interrompere la mia attività. Ma no, non sono pazzo, è solo che stavo facendo delle foto a salve. Stavo filmando un insetto che mi si è fermato qua, no? Un insetto di quelli grossi, verdi, è venuto da sé proprio. E che insetto è? È di quelli verdi che si muovono, che sembrano una foglia, tipo. Ah, ma la mantide religiosa? Oddio, speriamo non è velenosa, non lo so. No! Sta venendo verso di me? Quella è la mantide religiosa, non ti fa niente. Ecco. Dio, diciamo che... c'ha una pancia un uccide... po'... uccide... la femmina uccide il maschio dopo l'accoppiamento, quindi è proprio simpatica. Fa bene, va. È carnivora. Ah, è, diciamo, carnivora, mangia il suo simile. Dovrebbe farlo anche l'uomo. Ecco, ha trovato anche... No, io direi... No, l'uomo nel senso l'essere umano. Dentro, dentro, chiudite. Poi non lo levo più, no? Ma fa la casca. No, non mi so affezionare. Ti piace? Perché no. Non sei della sua specie, se no mi sa che tanto contento non eri. Io sto facendo il cammino di San Benedetto, quindi c'ho tempo da perdere, capito? Cioè, questo coso sta ancora qua appiccicato alla GoPro, eh? Dimmi. Volevo solo un po' di... pane, forse se ha qualcosa di integrale, qualcosa... Vabbè dai, c'ho sto signore che c'ha fame, dai. Scusami, sto a parlare con mio figlio. Non si staccava. Ti faccio un po' di fette di questo? Mi hai detto affettato, no? Eh? No, solo il pane voglio. Sì. Ah, ok, no. Sei vegetariano? Pure peggio, vegano. Che te mangi tu, vegano? Ovviamente niente. Lei l'ha fatto proprio il cammino? No, non l'ho fatto il cammino, però conosco la zona, insomma. Non è che... capisci? No, per capire la difficoltà del percorso, se tanti sali scendi e queste cose qua. No. Me lo voglio regolare perché siccome vorrei superare Leonessa oggi, però se Poggio sta così lontano... A Leonessa, che ti dico, poi tu mangi pure poco, c'è pure poca energia, eh. Quindi tu non cammini, giri sempre in macchina, e io invece che ho fatto i chilometri a... facendo su e giù per le montagne, su sterrati e tutto. Però sono vegetariano purtroppo. Io invece dovrei avere problemi. Dicono tutti così, però intanto da Spoleto a Norcia fino a qua sono arrivato a piedi. Di dove sei? Vivo a Roma, però di origini sono albanese. Tirano, dove stai? Stavo a Durazzo. Uova? Sì. Qua, sei, va bene? Arrivederci. Allevate in gabbia o allevate a terra? Quale preferite?
Ciao, bene, prima. Grazie mille. Ma figurati, va. Stai lavorando qua? No, sistemiamo le fontane. Ma ho appena fatto il pezzetto qua. Ah. I contatori. Questa fontana c'è il contatore qua. Aspetta un attimo. Tu sei? Albanese. Città. Non ti trovi? Quello è bello. Chiedo Cristiano. Chiedo Cristiano. Chiedo lì qua. Chiedo lì io? C'è buono. Il cattolico musulmano è ortodosso, cioè. Ah, uito. Io ho scritto. Che te perdo il frigorifero. Un grosso e pido. Scherzo. Më shtimena katolik. Katolik, katolik, po ultimament po filloj si me than me kuptu që si ishin budalliqe këto gjona që... Je, hodje, si jo, më shoj e prej me jetë. Unë kam qenë të një hoqë bektashi. Në Haskuksik, dhe në kërëm pak të qitë këtë e kërëmë. Ashtë që thonë tip djetarit, në si thonë shumë. Kam hyke ajë, po hoqë bektashi ishë musliman. Edhe shkova me konatin të një në dhe në grusë. A ti i tha tekstualisht. Nuk kam besim këtë një, tha. Por ti kemi shku në kish, me mba 30 Ave Maria, 30 dilar është. Pas taj ma le musë, dhe tesisht do gjama. Dhe që e dhja, pa e ma ka allan e konfermi, që sot është vetë një. A, ome. Sa në shtë imani, thot është kom kish, nuk thot është kom gjama. Në imani, imani. Queste sono delle antenne un po' potenti, diciamo. Non so cos'è quel coso rotondo, ma immagino non sia. Cioè, se non ci fosse sarebbe meglio, diciamo. E poi the sad thing is that l'hotel sta proprio qua. Leo Hotel. Queste montagne sono bellissime e poi ci sono anche le galline. Andiamo a farsi bombardata sto coso rotondo qua. Leonessa non è distante da Amatrice, infatti lì si vedono i villini. Diciamo che non dobbiamo lamentarci. Certo, avere una coperta del letto qui a Leonessa che si chiama Sisma è proprio il top. Wow. Sto a Leonessa. Pochi passi da Amatrice c'è una coperta che si chiama Sisma. Complimenti per la scelta.